mondo, benvenuti in questo nuovo video. Quello che avrete letto dal titolo è successo veramente. Purtroppo è successo. Mi hanno rubato tutti i miei trucchi. Allora, come è successo? È successo più o meno una settimana fa. Stavo al lavoro. Stavo lavorando a uno shooting ed eravamo, insomma, per strada. La mia borsa stava in macchina della fotografa e noi eravamo attaccati alla macchina, quindi non è che eravamo distanziati o chissà cosa. Ma nessuno si sa spiegare come sia successo, perché c'è chi dice che la macchina era chiusa, c'è chi dice che la macchina era aperta. Sa di fatto che i finestrini sono integri, non c'è nessun segno sulla portiera che possa far pensare a che hanno smanettato o cose del genere, quindi Non lo so proprio, non so come sia potuto succedere, perché noi comunque eravamo attaccati alla macchina, non lo so, sta di fatto che... Vabbè. Sta di fatto che io ho perso tutti i miei trucchi ed è stato un bel colpo al cuore, perché comunque erano trucchi che io mi sono comprata in questi anni e... Cioè, poi mi sono dovuta ricomprare, ecco, alcune cose di fretta e furia, perché io comunque quel pomeriggio dovevo continuare a lavorare e dovevo lavorare il giorno dopo. Poi era domenica e poi lunedì avrei dovuto lavorare sulla serie. Quindi mi servivano urgentemente le cose. Quindi premetto che i trucchi che vedrete che mi sono comprata non sono minimamente uguali a quelli che io avevo. Cioè, tutto quello che io ho comprato... quasi, cioè, due o tre cose avevo uguali, quindi, perché alcune cose sono andate fuori produzione, quindi vabbè, iniziamo subito. Quindi, come avrete letto dal titolo, questo sarà un video haul, però non vi faccio vedere soltanto i trucchi che mi sono comprata, ma vi faccio vedere anche altre cose, perché nel frattempo mi è arrivato un ordine che avevo fatto online e poi l'altro giorno proprio sono andata in un negozio, quindi già che ci sto ve lo mostro subito. Le buste sono queste qua, MAC, Kiko, Douglas o Douglas e NYX. Allora, direi di iniziare da Kiko, che è stata proprio la prima tappa che ho fatto, perché sono corsa a termini e ho cercato di ricomprare, insomma, le cose principali. Ah, e se vi dovesse interessare, vi lascio qui la lista delle cose che io mi ricordo che avevo. Poi pian piano mi sto ricordando altre cose, quindi... Allora, come prima cosa ho comprato un piegaciglia, che avevo anche quello, quindi... Avevo proprio questo qua di Kiko, quindi ok, questo l'ho ricomprato uguale. Poi ho comprato delle salviette, queste salviette struccanti, che sono le salviette più orribili che io abbia mai comprato, cioè sono olio sulle mani. Quindi non mi piacciono per niente, cioè capisco che levano il trucco waterproof, però cioè no, sono qualcosa di scomodissimo. Infatti sono già diventate poche, perché veramente le ho lanciate un po' ovunque, le ho date a chiunque pure per lavarsi le mani, quindi vabbè. Poi invece ho preso queste invece non so se avete visto uno dei miei vecchi video haul, ma queste le avevo comprate poco fa e quindi le ho dovute ricomprare, quindi due cose uguali a quelle che avevo. Poi quel pomeriggio io dovevo fare un trucco occhi particolare, tipo un eyeliner grafico blu, e io mi ero portata tre rossetti.
In più mi ero portata gli acquacolor sul celeste, blu, cose del genere, quindi tutte quelle cose non le avevo e non erano reperibili abbastanza facilmente. Quindi da Kiko ho comprato questo eyeliner qui. Scusate, ho spostato un attimino la videocamera perché avevo questo fascio di luce che mi entrava qui che mi dava fastidio. Comunque dicevo, ho comprato questo eyeliner qui di Kiko e il colore era proprio quello che mi serviva. Però come eyeliner non lo ricomprerei perché si secca, si sgretola sull'occhio. Quindi vabbè, ora ce l'ho, cercherò di usarlo, però non lo ricomprerei proprio. Quindi addio. Poi ho dovuto comprare tre ombretti che in realtà uso per le sopracciglia, quindi come polvere sopracciglia. E ho comprato, ora ve li faccio vedere però, innanzitutto questi sono i colori che ho preso. Questi qui avevo già a casa questa palettina qua di Kiko che mi avevano omaggiato, mi sembra, in uno dei tanti ordini che ho fatto e non la usavo, quindi ok. E questi sono i colori, quindi ho fatto dal più chiaro al più scuro, insomma quelli che ho trovato che potevano essere utilizzati, anche perché io questo colore proprio lo uso sulle mie di sopracciglia, quindi sapevo che mi piaceva come prodotto da usare proprio per le sopracciglia. Solo che, come vedete, si sono frantumati. Questo perché andando lunedì a lavorare sulla serie, non so come, io ho dato una botta e mi si sono frantumati completamente. Quindi, quando avevo pausa, mi sono messa a ricompattarli. Quindi, ovviamente, questo 2020 non poteva andare bene, quindi. Vabbè, poi ho preso questi due fondotinta che erano scontati. Questi due io li volevo prendere per me in realtà. Ho preso il 01 e 04, li ho pagati veramente una cavolata perché erano scontati tipo 6,50 euro. E sono dei fondotinta waterproof leggeri, quindi non hanno una copertura alta, con SPF 30. Io di questi qua avevo però quello della collezione vecchia, ma vi dico che è la stessa identica cosa. Io avevo quello col dal pack tutto dorato, quindi questi qua in realtà sì, me li volevo prendere per me, insomma, volevo altri colori, però lì mi servivano dei fondotinta abbastanza facili da reperire. Poi non è che avevo tanti soldi dietro, quindi non mi potevo comprare i fondotinta che poi vedrete che ho preso successivamente da MAC, che avevo quelli io dietro. Quindi l'unica cosa reperibile veloce erano questi. Quindi va bene. Poi ho dovuto riprendere le mie matite labbra di Kiko. Queste io le adoro, hanno un prezzo bassissimo, scrivono benissimo, non sono dure, sembrano veramente dei rossetti a matita, veramente bellissimi, veramente veramente tanto. Per ora ho preso questi colori qui. Col fatto che ho speso un bel po' da Kiko, ho addirittura due buoni che posso spendere dal 1° novembre all'ultimo giorno di novembre, tipo su 20 euro di spesa, 10 euro non li pago. Quindi comprerò le altre matite che avevo. E poi ho fatto un affare veramente assurdo comprando questi tre rossettini mini. Sono sempre di Kiko, stavano a 1 euro, ma io, cioè, i colori sono qualcosa di bellissimo. Ora ve li faccio vedere. Ho preso questi tre, ma penso proprio che ne prenderò altri perché mi piacciono un sacco. Wow, ho fatto la scoperta veramente. Quindi. E Kiko, abbiamo finito. Ora andiamo avanti con Douglas. Da Douglas ho preso due palette e ho avuto una fortuna che sulla seconda ho avuto un 40% di sconto. Quindi meno male. E sono queste due palette, una di blush, una di illuminanti. È molto valida. La pigmentazione è veramente assurda, cioè io avevo quella di NYX, che vi lascio qui l'immagine, solo che quella non la fanno più, quindi è andata fuori produzione, quindi mi sono dovuta comprare questa, quindi. Però sono stata contenta della scelta perché costa veramente poco, i colori sono pigmentatissimi, quindi wow.
Invece questa qui la volevo proprio e non avevo una palette di illuminanti quel giorno. Avevo giusto due illuminanti però in cialda e ho preso quindi questa qui, sempre di Douglas. Sono proprio e questa è veramente bellissima. Cioè, questa l'ho vista quando mi pare da Douglas è uscito un kit in collaborazione con Lettra Lamborghini. Avevo visto questa palette, lei la faceva tanto vedere. Ho detto, oddio, che bella! Poi ho scoperto che era proprio del marchio Douglas che vendeva separatamente. Quindi io da lì avevo questo pallino che volevo questa palette per lavoro, perché proprio perché avevo queste cialdine sfuse, volevo una palette perché mi serviva, insomma, mi serviva una cosa comoda e pratica che fossero tutte insieme. Quindi questa l'avevo puntata da tanto, quindi adesso mi sono dovuta ricomprare piano piano le cose, quindi le ho prese. Poi mi faccio vedere da NYX. Avevo degli illuminanti liquidi che però non sono stata a ricomprare perché volevo provare qualcosa di nuovo, quindi ho preso queste due mini taglie. E sono una colorazione chiara rosata che tende sul rosato e una colorazione invece un po' più scura. Questi li ho provati sugli occhi e veramente wow, qualcosa di bellissimo. E già che ci stavo, per me mi sono presa una mini cipria gialla che è ancora chiusa, quindi ho preso l'HD Banana, quindi questa piccolina qui. Allora, poi arriviamo da MAC. Allora, da MAC, come vi ho detto, io nel kit avevo due fondotinta. Non li ho comprati il giorno stesso che mi servivano per lavoro, ma li ho comprati poi successivamente. E ho preso altri due fondotinta. E ho preso questi due. E li ho presi in due colorazioni neutre, perché quelle che avevo io tendevano, insomma, avevano un sottotono troppo rosa o troppo aranciato. Quindi ho voluto prendere due tonalità neutre così che me le potessi gestire un po' meglio. Quindi ho preso queste due e poi in omaggio mi hanno dato anche le pompette, che non le avevo, sono contenta adesso di averle, quindi meno male. Io avevo una palette di contour che mi ero composta io con le varie cialde. E sempre per lo stesso motivo degli illuminanti e quindi ho pensato di prendermi una palette già composta e puntavo da tanto di prendere questa qui di MAC. Ho preso la colorazione medium, non light o dark, anzi ho preso la medium dark e devo dire wow, uno degli acquisti migliori che potessi fare veramente. Poi ho preso la Strobe Cream, questa qui, nella colorazione dorata. Questa sono stata piacevolmente sorpresa di come lavora sulla pelle, veramente a livello fotografico. Ho preso la colorazione dorata perché comunque è universale e può andare bene su tutti gli incarnati. Poi, già che ci stavo, mi sono presa anche la rifornitura della mia colla Duo, questa qua senza lattice, una delle migliori che io abbia provato. E poi, ok. E da MAC in realtà abbiamo finito, mentre da Sephora ho preso un'unica cosa e ho avuto un sconto di 10% perché avevo raggiunto un tot di punti, non lo so. Comunque ho preso il mio amato eyeliner, roller liner di Benefit. Io avevo la versione mini dietro e questa qua la uso tantissimo sulla serie, quindi mi serviva urgentemente proprio perché è successo venerdì, queste cose le ho comprate sabato, domenica avevo un impegno. E lunedì mi serviva per lavoro, quindi ho preso direttamente la versione grande, così andavo sicura, ecco. E in realtà le cose che ho preso in negozio al volo sono queste. Poi io, prima che succedesse tutto questo macello, che lo posso chiamare così, avevo fatto un ordine da Maki Lalia. In realtà Maki Beauty adesso si chiama. E avevo preso delle cose che mi servivano per lavoro. Quindi immaginate che io adesso dovrò fare un altro ordine, però va bene. Comunque, che cosa ho preso? Direi parecchia roba. Però che bello ricevere un pacco così con tutta la roba. Comunque, allora, come avete visto, ho fatto una piccola scorta di cerottini per i punti neri. Sono questi qua. Sono questi qua. E dentro ce ne sono 6 e costano 1 euro, quindi 6, 12, 18,
Cioè, io ho 18 cerotti per i punti neri pagati 3 euro. Veramente ottimo. Poi, allora, ho preso una crema nutriente per il viso. Questa l'ho presa per me perché io adesso ne ho soltanto una idratante, però adesso che arriva il freddo ne ho bisogno di una un po' più nutriente. Quindi ho voluto prendere questa qui di Revolution e ancora non l'ho provata. La proverò e vediamo com'è. Però, poi sono andata a prendere un detergente viso perché quello... Allora, quello che avevo io di Sephora l'ho finito. Poi ne ho comprato uno poco fa da Beauty Bay che però non mi sta piacendo. Cioè, allora, io da quello che ho capito mi piacciono le consistenze più gelatinose per i detergenti. Quindi questo è proprio un gel. E ha anche l'erogatore, cioè è troppo carino questa cosa. Pesa un bel po' perché è in vetro questa cosa. Poi di W7, credo si pronunci così la marca, ho preso un prodotto che dovrebbe essere una riproduzione del prodotto per le labbra di Laneige, quindi la maschera, quella notturna da mettere sulle labbra, ed è questa qui. Quindi, ok, quella di Laneige ha un odore molto più forte, però sembra buono. Proviamo. Poi una cosa carina che ti dà Marche Beauty ogni volta sono le caramelline di Haribo, quindi tra poco me le mangerò, che poi sono le mie caramelle preferite, quindi quanto è carino. Poi ho fatto una piccola fornitura di shampoo secco. Io uso questo qua della Batiste e penso sia uno dei migliori che io abbia mai provato, quindi ho voluto prendere tre versioni differenti. Queste tre non le avevo mai prese, io ho preso sempre tipo la profumazione tropicale, molto fruttata, quindi vediamo queste tre come sono, quindi non so, però comunque mi servivano tantissimo, quindi meno male, ora le posso usare. Ok, poi ho preso... Allora, questo mascara qua, Wet n Wild, e la cosa che mi ha colpito e ho, diciamo, fatto decidere di prenderlo è per questo scovolino. Ha questo scovolino così. È minuscolo, sottilissimo, quindi per le ciglia inferiori secondo me sarà il top. Ancora non lo so perché, come avete visto, l'ho appena aperto. Quindi scoprirò com'è. Essence, ho voluto provare a prendere un eyeliner waterproof ed ho preso questo qui. Vediamo com'è, perché neanche l'ho aperto. Ok, è in feltro. Ok. Sì, dovrebbe essere molto carino. Quindi vediamo se sarà realmente waterproof, però riesce a fare proprio anche dalla più sottile. Veramente... Promette bene, era ben votato, vediamo come sarà. Poi io avevo preso un illuminante, giusto perché mi servivano dei illuminanti liquidi, però quando poi ho comprato quelli di NYX mi sono scordata che io avevo ordinato questo qui di Revolution, che se riuscissi ad aprire... Allora, avevo preso questo illuminante qui. E vediamo com'è. Perché dai swatch che c'erano sul sito mi sembrava bellissimo. Oh mio Dio. È un po' denso. Il profumo non mi fa impazzire in realtà. Però... Wow, qui c'è il prodotto, qui invece è lo swatch. Cioè, è veramente molto bello. Continuiamo con... Ho preso una cipria banana. Del marchio sempre W7. Credo si pronunci così, non ne ho la più pallida idea. Comunque è una cipria in polvere libera, proprio banana, perché io quella che avevo comprato poco tempo fa era una banana light, ma era talmente tanto light, cioè lo è ancora, talmente tanto light, che sembra praticamente quella bianca. Quindi ho dovuto correre ai ripari, quindi avevo comprato questa qui. Quindi sono molto contenta. 20 grammi di cipria! Preso anche il Carmex. Il Carmex lo volevo prendere già da un bel po' di tempo. È un balsamo labbra
mi serviva perché non l'avevo più, quindi ho dovuto riprendere. Poi mi hanno dato ben 3 campioncini. Allora, il primo campioncino è questo qua di Revolution ed è un siero al 5% di caffeina e acido ialuronico per il contorno occhi. E questo te lo davano se tipo prendevi 2 prodotti di Revolution, quindi col fatto che ho preso il detergente viso e la crema viso mi hanno dato questo qui, quindi sono molto contenta. Mi piace da morire che è così piccolo, ha 5 ml di prodotto con la pompetta, mamma mia. Vabbè. Poi mi hanno dato questa crema anticellulite, molto bene, è un body mousse. Grazie. Grazie per ricordarci che noi donne abbiamo la cellulite. Grazie. E poi mi hanno regalato una maschera peel off, sì, purificante con i glitter viola. Cioè, bellissimo. Cioè, veramente, io ho speso una cavolata per prendere tutte queste cose, ma poi pure questi campioncini, con le caramelle. Non sono Maghillaglia, Maghi Beauty, niente. È più facile dire Maghillaglia che Maghi Beauty. Non mi finisco attorno. Come ultima busta vi mostro quello che ho preso da Cisalfa. Da Cisalfa ci sono stata anche un mese fa e praticamente loro ogni volta che vai e spendi ti danno sempre un buono da utilizzare il mese dopo. Quindi avevo il 50% di sconto sull'abbigliamento e il 30% sulle scarpe. E io ho preso sia abbigliamento che scarpe. Ovvio. Allora. Allora, come prima cosa, sempre per lavoro, ho preso questo cappellino. Ho preso questo cappellino perché dentro è tutto in pile, quindi è molto caldo. Perché lì dove girano la serie è un posto umido e molto freddo, quindi lì bisogna coprirsi, soprattutto quando si fanno le esterne bisogna coprirsi, quindi mi sono munita insomma di cappellino. Poi sempre per questo motivo ho preso un pile, quindi un giacchettino in pile così semplicissimo nero, molto molto morbido. Ho preso una taglia S così che fosse bello aderente e bello stretto al corpo così da tenermi calda e basta, posso dirvi. E poi queste non potevo proprio lasciarle lì perché erano già scontate ad un prezzo bassissimo, perché costavano 55, io le avevo trovate tipo a 39 e io col 30% lo pagate 37, 36, una cosa del genere. Comunque non potevo lasciarli lì, insomma un paio di Converse a quel prezzo. Ed ho preso delle Converse bianche. Non mi servivano le Converse a me, però viste a questo prezzo ho detto non potevo lasciarle lì. Quindi questo sono un modello, penso quello originale, quindi con le strisce rosse e blu. Che dire, posso finalmente iniziare a sistemare tutto il macello che ho fatto adesso sul letto. Sicuramente vedrete altri video haul di trucco perché mi devo rifare il kit piano piano. Però alcune cose insomma le devo prendere online, altre sono sold out, quindi ci metterò un pochino. Poi ecco, adesso che tra poco ti avvicina il Natale e il periodo del Black Friday, lì farò danni seri. Mi farò danni seri, cioè io già avevo l'intenzione di prendere un tot di cose, ma a quanto pare le mie cose le devo raddoppiare. Quindi sì. Il video finisce qui, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Sì. Ci vediamo al prossimo video, ciao!